Ciao ragazzi, un video con alcuni aggiornamenti. Allora, prima di tutto, potreste rivedere pubblicata la recensione di Snow Bros, perché un utente mi ha fatto presente, e lo ringrazio tantissimo, che ho detto una cosa sbagliata. Quindi se la rivedete dite, ma perché Dariolino78 pubblica una cosa che ha già pubblicato? Perché la recensione di Snow Bros a un certo punto dice che un tipo di trucchetto, un bonus che compariva nella versione arcade, nella versione Mega Drive non c'è. Invece c'è. Adesso ho messo un commento nella descrizione del video, poi ho cambiato i sottotitoli, però non ho ancora deciso, ma penso che la rifarò. Cancello quella e ne metto un'altra. Sono qua col mio mitico Master System 1, che è più bello del Master System 1, 2. L'1 è più bello del Master System 2. Il mio Nintendo DS primo modello, che ha un design per me spettacolare perché ricorda i primi Game & Watch. Io ho anche qui una bella light phaser così per spararvi, tanto per avere in mano qualcosa. Allora, gli aggiornamenti. Dalla recensione di Snow Bros vi ho già parlato. Poi ci sono alcuni giochi, alcune nuove homebrew, molto interessanti, di cui però io ancora non riesco a scaricare la demo. Spero di riuscirci prima o poi. Ma nel frattempo voglio comunque aggiornarvi. Allora, c'è un nuovo rifacimento di Ghouls & Ghosts per Mega Drive, che ha una grafica spettacolare. In descrizione vi metto i link a eventuali video o pagine di internet che parlano di questo prodotto. Sembra che sia fermo da un po', non so se si è fermato proprio lo sviluppo oppure se il programmatore sta andando avanti, solo che non ha postato nuove release, nuovi commenti. Veramente un Ghouls & Ghosts per Mega Drive spettacolare, incredibile. C'è anche un Final Fight per Mega Drive, non quello per Mega CD, che quello già esiste, si sa, ma stanno proprio facendo un Final Fight per Mega Drive, che sembra anche quello stupendo. E c'è anche un rifacimento di Sunset Rider, quel videogioco con i cowboy, run and gun, famoso dai, famosissimo ragazzi. E la versione per Mega Drive aveva una cartuccia da soli 4 mega e infatti rispetto alla versione arcade aveva qualche mancanza. Quella lì invece sta venendo fuori bene. Quella in realtà potrei realizzare un video, però da come ho scoperto io, per avere la demo bisogna iscriversi a un canale, a un sito dello sviluppatore, bisogna pagare. Beh ragazzi, a questo punto io preferisco pagare la versione finale. Poi c'è una nuova hack di Alex Kidd, che sembra interessante. Di tutti questi vi metto in descrizione i link, ok? E poi spero di poter prima o poi realizzare un video io da mettere sul mio canale, invece che mandarli ai canali degli altri. Sta anche per uscire la versione finale di Alex Kidd in Nightmare World. Mi sembra che come aggiornamenti siano questi. Se mi viene in mente qualcos'altro ve lo dico. Vi voglio informare anche sulle richieste che ho. Ne stanno arrivando tante e dovete aver pazienza ragazzi, perché tra il lavoro, le cose che ho da fare, poi un video, voi vedete un video, per esempio il video di Cool Spot che ho appena messo sul mio canale, dura un'ora e di un'ora e un quarto, se non mi ricordo, circa un'ora e un quarto. Ma per farlo ci ho messo praticamente un giorno, quindi ci vuole un po' ragazzi. Cool Spot era una richiesta, quindi adesso ho fatto il video in long play, poi farò la recensione, poi sarà la volta della versione per Master System, perché quella che ho messo adesso è la versione per Mega Drive. Poi ho la richiesta per una hack di Snow Bros versione arcade. Pensate che io non sapevo nemmeno che esistessero le hack dei videogiochi arcade. Sono videogiochi usciti in Corea, in Cina, più che altro. Non solo, però ecco, quello lì, almeno quella richiesta lì è di una hack coreana di Snow Bros.
Indiana Jones, quindi long play e recensione di Indiana Jones per Mega Drive e Master System. Poi, se vedete il video tagliato è perché non mi ricordavo e sono andato a vedere, ho anche una richiesta per Chuck Rock 2 versione Mega CD. Sul mio canale trovate già recensione long play delle versioni per Mega Drive e Master System, mi hanno chiesto anche quella per Mega CD. Quella lì la lascio un pochino per ultima, perché, cioè per ultima, aspetto, perché praticamente la versione per Mega CD è quasi identica alla versione per Mega Drive. Per finire questo video informativo, volevo parlarvi di due cose veloci. Una è che ho notato, adesso hanno un po' smesso, però spesso mi chiedevano i link per scaricare le ROM dei videogiochi ufficiali. Ecco, sul mio canale mai troverete link per scaricare ROM di videogiochi ufficiali, perché in teoria, ragazzi, non è legale. Io ho tutti i giochi del Master System originali, ho i giochi del Mega Drive di là, quindi non ve li, io non ve li metto. Metto soltanto i link alle Homebrew, quelle scaricabili gratuitamente, oppure vi metto il link per acquistarla. Vi metto il link alle hack, alle mod, alle demo, quelli sì, quelli più che volentieri. Un'altra cosa che mi viene spesso detta è, come consiglio, mi viene detto, sì, ma insomma, ma i tuoi long play sono senza commento e quindi, cioè, hanno poco valore perché sono uguali al long play di qualunque altro youtuber, qualunque altra persona che fa i long play, detti anche walkthrough o playthrough. Sì, però perché io utilizzo il long play per fare le recensioni, quindi creare un long play col commento, poi mi viene difficile fare la recensione dopo, perché io dovrei utilizzare quel video, dovrei ammutolirlo tutto, insomma, a me così non piace. Però per Master System e per Mega Drive realizzo prima il long play e dopo la recensione, mentre per gli altri sistemi avrete visto che realizzo un solo video che è praticamente il long play più recensione con voto finale, quindi lì è il long play col commento. Ok, quindi a me, cioè il mio intento, forse avrò sbagliato, però il mio intento era di fare una cosa più carina per il Sega Master System, in secondo luogo anche per il Mega Drive. Per le altre console che tratto meno, invece facevo un unico video in cui c'è praticamente tutto. Ok, ragazzi? Controllate in descrizione tutti i link, grazie per l'ascolto e mi raccomando, nei messaggi fatemi sapere cosa ne pensate.